Dal 1966 ad oggi Fabriano e il basket sono legate da una grandissima passione. Ma com'è nato l'amore di così tanti fabrianesi per la pallacanestro? Di ogni cosa c'è sempre un artefice, un creatore. In questo caso il nome è quello del professor Giuliano Guerrieri, che oltre 50 anni fa ha dato vita a questo fenomeno sportivo in città. Altri poi hanno proseguito la sua strada facendo grande il basket a Fabriano. Ma possiamo dire senza timore di essere smentiti che sia stato proprio lui l'inventore della pallacanestro a Fabriano. Abbiamo perciò pensato di ricordare la figura del professor Giuliano Guerrieri fin dall'inizio, cioè da quando il basket cittadino ha avuto inizio. C'era molta gente che era appassionata di basket, però l'unica cosa che si faceva, si organizzavano dei tornei estivi notturni in cui giocavamo noi tutti, e almeno gli ultimi che ho fatto io erano sponsorizzati dai bar, e facevamo questi tornei molto divertenti. Delle volte si faceva venire giù anche della gente abbastanza brava, e poi si faceva nel campo di San Benedetto. Fu Giuliano il primo che io, siccome con Giuliano eravamo molto amici, anche extra basket, insomma, ci vedevamo spesso, ma una volta proprio mi disse: ma perché non facciamo una cosa, una società? I primi tre che mi ricordo io, Giuliano e Francesco Frigio, che lui già interessava di basket. Ma l'avventura è nata tra amici. Giuliano Guerrieri interpellò quelli un po' più vicini, perché eravamo tutti un po' appassionati della pallacanestro, giocavamo un pochettino in modo dilettantistico un po' tutti quanti al liceo, al tempo del liceo, al tempo della scuola. E ci siamo messi d'accordo, vabbè, facciamo questa società, questa associazione, dice, però con l'impegno che Giuliano doveva assolutamente prendere in mano la parte tecnica, perché sennò non c'era motivo per creare qualcosa che poi non avrebbe avuto un futuro. Conoscendo Giuliano, con la sua tigna e il suo modo di fare, abbiamo detto che forse era la strada buona per poter rifare un po' di pallacanestro a Fabriano degna di questo nome. Abbiamo cominciato in un modo veramente pionieristico, perché abbiamo raccolto un po' di giovani che non sapevano neanche palleggiare. Mi ricordo l'impegno serio di dire: non è che ci proviamo, ci dobbiamo riuscire. E per giovani di 26-27 anni non era molto facile. Cioè l'impegno era questo: non eravamo noi che dovevamo giocare, ma trovare dei ragazzi giovani per portarli al basket. Però intorno a questi giovani bisognava creare una struttura. Piero Chiorri, che fu quello che ideò il nome, perché a un certo momento dice: come la chiamiamo? Ma chiamiamola semplicemente Fabriano Basket, e allora si chiama Fabriano Basket. Però con l'impegno soprattutto, questo non lo faccio, ma soprattutto dell'impegno, la caparbietà, la grinta di Giuliano era... E delle volte, non so, mi ricordo quando arrivavano lì, mi diceva, facciamoci dare del lei, perché qui comandiamo noi. Perché doveva essere una cosa molto... Sì, insomma, dice, se li lasci fare quello che vogliono non combiniamo niente. Quindi lui era l'anima, veramente. Era anche un regista, insomma, era lui che guidava anche quando giocava. Se non ci fosse stato Giuliano non si sarebbe fatto niente. Questo lo dico indipendentemente dal rapporto di amicizia che ci avevo. Prima di Giuliano, diciamo, quando facevamo questi tornei estivi, nessuno sapeva che cos'era uno schema di gioco. Invece con Giuliano, dopo, ho cominciato a essere un po' il gioco scientifico, ho cominciato a elaborare gli schemi, a fare tutte queste cose qua. Giuliano Guerrieri, dunque, porta nella nuova squadra le conoscenze del basket che aveva appreso. L'ho scoperto a Iesi quando, studiando al Collegio Pergolesi, cominciai a vedere la Spring Oil, allora militante in Serie B regionale, che giocava a pallacanestro, e mi innamorai della pallacanestro. Prima ancora avevo avuto un insegnante al liceo di Fabriano, il professor Castrica, che mi aveva entusiasmato con i suoi fondamentali, che a sua volta aveva imparato da Van Zandt. E all'ISEF ha cominciato a puntare, proprio a parte tutte le altre materie, ma proprio sul basket, e fece una tesi di laurea sul basket. L'obiettivo era quello di formare dei ragazzi. Li andavamo a cercare nelle scuole, ci passavamo la voce. Qualcuno ci prendeva anche in giro e diceva: ma che andate a cercare? I ragazzi giovani e belli, ci dicevano così. Giuliano poi aveva tutte le sue amicizie con gli altri professori di ginnastica, quindi poi dopo
praticamente eravamo noi che attirevamo, per cui i giovani venivano a noi anche in questo modo quasi. Beh, le prime uscite furono in prima divisione con delle canottiere di cotone e il numero attaccato con le spille, quindi lo ricordo con molto affetto quel periodo. A scuola non ci andava volentieri, però quando si prendeva un impegno lo portava fino in fondo, se gli piaceva. Lui era diventato, secondo me, a livello tecnico, era all'altezza di quelli che poi sono diventati i coach dalla Serie B in poi. Lui era, secondo me, era all'altezza. La forza sua era quella. Lui era un grossissimo educatore, prima di tutti. Contava la persona come tale e poi su quello costruiva. Chiaramente, se un ragazzo non c'era portato, lo diceva dalla faccia. Quindi, per dire, insomma, non è che... Ma nel modo giusto, è stato un grande educatore Giuliano. Finché c'è stato lui come allenatore, come si dice adesso, lo spogliatoio era di un certo tipo. A livello umano era un amico sia con i giocatori che sia con noi, diciamo che eravamo tutti di Fabriano, insomma. E poi dopo naturalmente lui ha dovuto un po' cambiare quando sono venuti i giocatori da fuori e il criterio, diciamo, è diventato più professionistico, quindi c'era il problema, come in tutte le società, di gestire le risorse umane. Abbiamo fatto belle cose, ecco, con un consiglio molto unito, tutti amici, giocatori per merito di Giuliano, tutti amici, e questo ha consentito per parecchi anni di non dare neanche un piccolo contributo ai giovani. Noi quando vincevamo il campionato o arrivavamo secondi, terzi, perché sotto non ci siamo andati mai, c'era la cena finale e la possibilità ogni anno di vestirli abbastanza bene con una bella tuta. Questo era, solo questo. Quindi, e questa è stata la forza nostra. Crescere noi stavamo molto coi piedi per terra, anche perché Giuliano era una persona che veramente aveva i piedi per terra e era forse troppo negativo su quelle che erano le sue possibilità e su quelle della squadra. Lui tendeva più a dire che non ce la facciamo piuttosto che, mentre sul campo quasi sempre si dimostrava che la squadra nostra dal punto di vista tecnico era attrezzatissima rispetto alle altre, quindi merito suo. L'ascesa del Fabriano Basket è in effetti rapida e vertiginosa. Grazie agli insegnamenti di coach Giuliano Guerrieri e alla crescita di tanti giocatori locali, le categorie vengono scalate rapidamente. Il Fabriano Basket sale in promozione nel 1968, in Serie D nel 1972, in Serie C nel 1975 e in Serie B nel 1978. Un miracolo sportivo che man mano coinvolge tutta la città e diventa un vero e proprio fenomeno sociale. Ricordaci un giocatore a cui sei particolarmente legato. Dei giocatori di Fabriano, direi Monti, Bolzonetti, Gezzi. Lui nominava spesso Gezzi, Monti, Solaia, Valenti chiaramente, sì. Castelli, Giorgio, sì. E anche Giancarlo Fantini, adesso andando fuori insomma dalla sfera dei giocatori, con Giancarlo sì. Era parecchio amico. Per me Giuliano Guerrieri è stato tutto, nel senso che se non ci fosse stato Giuliano probabilmente io non avrei giocato a basket, per cui lo devo ringraziare a prescindere, ma con me ha avuto molta pazienza, è stato, diciamo, la persona che mi ha guidato in tutta la crescita, perché mi ha insegnato dall'A alla Z della pallacanestro, quindi per me è stato un allenatore determinante, mi ha dato fiducia, mi ha spronato, mi ha aiutato in momenti difficili. Per il basket secondo me è stato ancora di più, perché Giuliano Guerrieri è stata una figura molto importante, nel senso che lui ci ha dato l'ABC del basket, ma la cosa più importante è che era credibile. Qualsiasi cosa ci diceva, noi ci credevamo ciecamente, perché io penso che anche se un allenatore dice una cosa sbagliata ma i giocatori ci credono, è molto più importante credere in un allenatore e fare le cose che lui dice nella maniera più assoluta che magari mettere in discussione il suo operato. Nessuno ha mai messo in discussione il suo operato, per noi era una guida. Faccio un esempio: secondo lui chi giocava a zona si sentiva un pochettino inferiore all'avversario perché non aveva le contromisure per prendere, per cui noi quando incontravamo una squadra che ci usava quella difesa
forti della sua convinzione, che ce la siamo fatta nostra, magari l'affrontavamo in maniera ancora più decisa perché dicevamo questi si sentono inferiori e questa è una cosa molto importante per una squadra, andare in campo, pensare di essere più forte, più tenaci dell'avversario. Io credo che la cosa più importante di Giuliano sia stata la credibilità, che è la cosa più importante di un allenatore. E quindi noi ci credevamo e l'abbiamo seguito in tutto e per tutto. E quindi tutto è stato possibile proprio per questo. È stato possibile anche perché poi si è creata una situazione di tanti giocatori bravi, nati tutti nello stesso periodo. Giuliano è sempre stato un allenatore duro, tante storie non le voleva sentire. Lui aveva il suo diktat e noi dovevamo fare quello lì. Non è che c'era la possibilità di mediare quello che diceva, ma noi neanche ci sognavamo l'idea di mediarlo. Io lo ricordo proprio questa immagine di lui la sera, poco prima di cena o poco dopo, sulla poltrona in vestaglia, proprio ce l'ho presente, che scriveva su un quaderno minuziosamente con la sua precisione, che era veramente al massimo, tutte le statistiche della partita appena avvenuta. E li abbiamo ancora di là, abbiamo tutte le raccolte di questi quaderni. Quando li riguardiamo con affetto perché è proprio indicativo della sua precisione massima. Si viveva la pallacanestro in base poi a come andava magari la partita la domenica. Se la partita non andava benissimo, il percorso con la macchina fino a casa del dopo partita era in silenzio assoluto, proprio non volava una mosca. E così anche per un altro paio di giorni, insomma, Assolutamente. se la partita andava bene, chiaramente tutt'altra atmosfera. Però devo dire che poi dopo la superava abbastanza in fretta la cosa, che non diventava troppo pesante per la famiglia. Ma fuori dal campo io ho sempre sostenuto che Giuliano era un duro, ma fondamentalmente dentro era un buono. Giuliano è stata una persona molto buona. Diciamo c'aveva questa corazza esterna che sembrava il duro, no? Così invece anche lui era una persona che ci voleva bene, insomma, lui ha sempre voluto bene i suoi giocatori. Io non è che frequentassi molto quando c'erano gli allenamenti, ma è chiaro che era una persona che una parola era poca e due, come si dice, due erano troppe, però una persona seria, responsabile. Gli allenamenti erano abbastanza duri, nel senso che non volava una mosca, si lavorava e per quell'obiettivo e per tutti per quell'obiettivo. I primi giocatori che ho avuto sono stati delle cavie perché io ho imparato ad allenare sulla loro pelle, quindi con l'esperienza di adesso forse li allenerei in maniera diversa. Carota e scudiscio, solo scudiscio con i giocatori. Scudiscio una volta, scudiscio e carota, più carota che scudiscio adesso. L'allenatore a cui mi sono sempre ispirato, se non altro per la sua signorilità e il modo di stare sul campo, è stato Giancarlo Primo e anche e soprattutto per la difesa che ci ha inculcato in tutti noi allenatori allora giovani. Il mio è un basket abbastanza razionale, forse più studiato che libero. Peterson dice il regista e il pivot, ecco i due uomini su cui fondare la squadra. Sono d'accordo. Chiedevo tantissimo, in Serie A ho giocato guardia, però lui mi ha insegnato tutti i movimenti, anche dei lunghi e dei pivot. E devo essere sincero, questi movimenti me li sono trovati tante volte anche in Serie A, perché generalmente in Serie A il gioco è molto più selettivo. Ci sono, le guardie sono abituate a marcare le guardie, i lunghi così. E io che avevo questi movimenti anche di movimento di passe e tiro, sapevo giocare a spalla a canestro perché ci avevo lavorato molto, mi sono trovato sempre in grosso vantaggio perché una guardia generalmente non è capace di marcare un giocatore spalla a canestro. Quindi io ho vinto tante volte il tiro da 3 punti, però secondo me ho segnato anche tanti canestri da sotto grazie a queste cose che mi ha insegnato lui, il passe e tiro, il giro e tiro, la finta, palleggio, arresto e tiro, la partenza a stessa mano, stesso piede. Nel basket non la sa fare quasi nessuno, è una cosa tecnica, prendere la palla e incrociare sempre è abbastanza scontato per il difensore perché se tu c'hai la palla sulla sinistra, incroci, vai a sinistra. Invece delle volte c'è la palla sulla destra, uno pensa che incroci, invece parti stessa mano, stesso piede e lo puoi battere. Questo è un aspetto tecnico che magari oggi si lavora molto poco, ma noi ci lavoravamo veramente. Gli arbitri non lo capivano. Uno dei motivi per cui Giuliano si arrabbiava di più è quando ci lavoravamo su questo fondamentale e l'arbitro ci fischiava passi. E allora lì andava fuori da matto, via. Tutto sembrava andare per il meglio. Dopo appena 12 anni dalla nascita, il Fabriano Basket era arrivato a giocare in Serie B e affrontava il campionato con un organico composto per metà da fabrianesi, Sonaglia, Valenti, Mondati, Carnevali, Bolzonetti e Castelli, e metà da pesaresi, Terenzi, De Angelis, Giovannini, Oliveti e Ricci. La squadra neopromossa inizia il campionato in maniera travolgente,
e al termine della prima fase è seconda in classifica ad appena 2 punti da Brindisi. Ma all'inizio della seconda fase, per la promozione in A2, qualcosa si rompe e il 19 febbraio del 1979, dopo la sconfitta a Reggio Calabria per 91-81, Giuliano Guerrieri rassegna le dimissioni da allenatore della squadra che aveva fondato, costruito e portato a livello nazionale. Poi a un certo momento rinunciò a fare l'allenatore perché disse che non era più all'altezza. Invece, secondo me, quella mi meravigliò molto quella cosa lì, perché lui era all'altezza. Lui era molto stressato perché eravamo primi in classifica, stavamo per fare i play-off per andare in A2, e tanto è vero che dalla sera alla mattina ci siamo riuniti come consiglio e Carnevali ha dovuto accettare le sue dimissioni. Abbiamo preso Secondini, che era della Pesaro, che era uno degli allenatori di Pesaro, e Secondini non ha fatto altro per andare in A2 che mettere assieme tutto quello che aveva fatto Giuliano. Ha vinto 11 partite a fila. Ma Giuliano c'è andato in A2, voglio dire, con tutto il rispetto di Secondini. Il professor Guerrieri ci ha dato le dimissioni, non voleva più fare il allenatore della squadra. Secondo me Giuliano a un certo punto ha voluto proprio uscire da questo basket che stava diventando, si stava spostando più sul professionismo che non sul dilettantismo. Io credo che sia stato solo questo il motivo per cui lui ha lasciato. Io penso che sia stato un argomento che non abbiamo mai affrontato noi quattro. Sicuramente con mia madre, con nostra madre, senz'altro. E poi nelle interviste ne parla. No, personalmente, direttamente con noi no. Io credo che lì lui abbia avuto un grossissimo dispiacere, ma veramente partito dal cuore. Quindi non so se parlarne forse lo avrebbe fatto risoffrire ancora, quindi ha evitato di farlo, specialmente di fronte a noi. Forse anche caratterialmente, lui preferiva magari una sicurezza nella scuola piuttosto che, ecco, faceva la pallacanestro nella misura in cui si divertiva a farla, quindi non aveva bisogno poi dopo di queste serie, del professionismo che magari andava contro tanti principi. Dopo è stato un po' fermo, se no Giuliano c'aveva delle offerte e avrebbe potuto allenare benissimo in Serie A, benissimo, veniva dalla gavetta. Però una persona intelligente, una persona capace, sicuramente avrebbe fatto carriera. Forse meritava di più di quello che non abbia effettivamente raccolto, ma penso perché fondamentalmente lui era un professionista, ma con idee anche lui molto dilettantistiche, nel senso dei valori. Non ha voluto fare quel passo che sicuramente l'avrebbe portato anche lontano da casa, ma che meritava benissimo. Lui ha preferito la casa, la famiglia. Non so, una scelta penso che abbastanza pesante per uno come lui, però l'ha fatta, è tutto di rispetto. Dopo essersi preso un periodo di pausa, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo a Gualdo Tadino, nel 1980 Giuliano Guerrieri torna ad allenare, sempre tra Serie C e Serie B. 3 anni a Gualdo con una promozione, 2 a Cagli, 2 a Matelica, altri 4 a Gualdo Tadino salendo in Serie B2, 3 anni a Iesi, ancora Cagli, quindi Fabriano con la Libertas e un'altra breve parentesi a Gualdo Tadino sul finire della stagione 1999-2000, sempre in piccoli centri. Ma forse più a misura d'uomo, direi, quindi rapporti più normali, più giusti, più schietti con i giocatori, con le società. Problemi lo stesso importanti, anche se le società militano in campionati di Serie C o di Serie D, e che cerchiamo di risolvere insieme con una pacca sulla spalla, invece che forse con il professionismo che molte volte esaspera i rapporti. Ho scelto tipo di pallacanestro a un livello intermedio e quindi preferisco che i ragazzi non abbiano la nausea del basket e si divertano ancora giocando. Tutto sommato allenano in Serie C e quindi per questa categoria penso che sia importante fare così. No, mi diverto ancora, tanto è vero che mi arrabbio moltissimo, quindi il giorno che non dovessi arrabbiarmi più vuol dire che non mi diverto più neanche e quindi abbandonerei. È una mia scelta quella di non fare una pallacanestro professionistica perché ho intoposto i problemi della famiglia, i problemi della scuola, i problemi miei personali a quelli della pallacanestro. Io mi diverto così, mi piace così,
quindi non mi interessa il professionismo, anche se so di dover rinunciare a grossi emolumenti e quindi agiatezze che a questo punto non posso permettermi. Nell'estate del 2000 Giuliano Guerrieri riceve la chiamata della Spider Fabriano, squadra emergente che milita nel campionato di Serie D. Per il professore è un'altra sfida che si concluderà con un altro capolavoro. In quel momento noi tutti insieme, i dirigenti, ci siamo detti: perché non proviamo a chiamare il professore? Perché per noi era il professore. E con grandi dubbi e grandi timori, pur conoscendolo, dicevamo: chissà se accetterà di venire a allenare una squadra giovane, una società giovane, una squadra giovane di Serie D. Appena lo chiamai mi rispose subito sì, e noi fummo estremamente entusiasti di questa risposta. Avere con noi un allenatore di questo spessore fu per noi un salto di qualità enorme. La stagione andò meravigliosamente, abbiamo vinto 31 partite su 35 ottenendo la promozione in Serie C2. E questo fu meraviglioso, perché comunque poi apprezzammo anche il grande valore di questo allenatore, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto umano. La sfida io credo che sia stata la leva più forte che lui avesse nel suo carattere proprio di natura, quindi non necessariamente ad alti livelli, ma anche in categorie minori era sempre un punto di forza per lui, affrontare una criticità, quello penso che lo sia stato fino alla fine. L'affrontò con la professionalità, credo che si possa affrontare un campionato di Serie 1. Preparava con grande metodo tutte le partite, aveva un database particolare per allora, perché erano una serie di fogliettini piegati in 10 o 20 parti, non lo so, che lui teneva in tasca, e ogni prepartita, ogni allenamento pre-gara tirava fuori e illustrava a tutti i giocatori quali erano le caratteristiche degli avversari, ruoli, pericolosità, eccetera, eccetera. Una professionalità enorme, nonostante appunto disputavamo un semplice campionato di Serie D regionale. Era tranquillo, molto esigente, spesso trovavamo Giuliano a fare dei cazziatoni, se si può dire, agli atleti, ma questi cazziatoni erano molto spiritosi alla fine, perché lui poi usava fare dei paragoni così strani che non sto qui a ripetere, ma che comunque facevano ridere tutti quanti, e quindi comunque nella estrema professionalità che usava metteva anche lasciava anche tanta allegria. Il professor Guerrieri inizia la stagione 2001-2002 alla guida del Gualdo Tadino in Serie C1, ma il 22 settembre, mentre si trova a casa, accusa un malore cardiaco che lo costringe al ricovero in ospedale. Due settimane dopo, quando tutto sembra ormai essersi risolto per il meglio ed è prossimo alle dimissioni, sopraggiungono delle gravi complicazioni. Il suo cuore cessa di battere il 9 ottobre del 2001, all'età di 62 anni, lasciando la moglie Flora e le figlie Silvia e Barbara. È enorme il cordoglio fra i tantissimi sportivi che lo hanno avuto come allenatore, gli studenti di cui è stato insegnante a scuola, gli amici, l'intera comunità fabrianese di cui era stato anche assessore allo sport tra il 1995 e il 1997. Il 12 maggio del 2002, grazie a migliaia di firme raccolte, gli viene intitolato il Palazzo dello Sport di Fabriano, in occasione del derby di Serie 1 tra Fabriano Basket e Scavolini Pesaro. Nello stesso anno gli amici danno vita al premio Giuliano Guerrieri per lo sport. Quella volta non ce l'aspettavamo, perché si era creata questa associazione e già per noi l'associazione era tanto, perché ricordarlo ogni tanto magari insieme ad altri era piacevolissimo. Poi dopo, mano a mano, visto che andavano avanti le cose, hanno deciso di portare avanti questo premio, addirittura con tanto di premio dell'artista Uncini. Quindi insomma era diventata una cosa abbastanza importante, con tanti personaggi illustri che venivano in giuria, quindi per noi quello è stato un riconoscimento grande. Il premio Guerrieri è durato 4-5 anni, adesso non ricordo. Beh, è stata una bella cosa, perché siamo sempre riusciti a premiare dei giovani emergenti. Dopo la sua morte ogni anno facemmo consegnavamo un premio nelle varie città dove lui era stato, a Gualdo Tadino, a Matellica, a Iesi. Ci ha insegnato veramente con l'esempio tante, tante cose. Lui viveva di principi e questi ci ha trasmesso, quindi grande onestà, grande rispetto per tutti, grande rispetto per le regole.
Per il prossimo in assoluto. Per il prossimo in assoluto, grande umiltà. E quindi questo ci rende orgogliosi, insomma, quindi entriamo a testa alta perché sappiamo portare un cognome degno proprio di grande rispetto. E poi è vero che in famiglia questa austerità che si vedeva, no? L'idea che dava l'allenatore era di questa persona estremamente severa, estremamente... In casa lo era altrettanto, perché comunque era severo, esigente, però aveva dei momenti di dolcezza infinita, insomma. Beh, direi molto più di quelli che dal di fuori si possano immaginare. C'erano giornate che passavamo io e lui in palestra dove lui mi insegnava tutto, per cui io con il mio ringraziamento glielo ho sempre detto, ma io penso che Giuliano la cosa più importante l'ha sempre capito, perché non era uno che era di tante chiacchiere, non gli piaceva tante smancerie, però io penso che l'affetto lo sentiva, insomma, e questa è la cosa più importante. Io me lo ricordo salire le scale del palazzetto di Fabriano e mettersi seduto nell'ultima panca in alto dell'ultima. Sì, sì. E lo ricordo anch'io. Quasi, diciamo, sgattaiolando un po' via dalla confusione. La Fabriano Basket ha fatto la strada che ha fatto perché Guerrieri ha cominciato e sotto la sua scuola ha tirato fuori due giocatori che per noi sono stati determinanti per pensare di cominciare questa avventura.